Un caro saluto automobilistico in itinere da Diego Fusaro. Avete sentito forse una delle ultime sortite di Mario Monti, il teologo bocconiano dell'economia globalizzata, il taumaturgo della globalizzazione neoliberale, il quale, tanto per cambiare, è tornato sul tema della patrimoniale. Ha evocato la patrimoniale, anche se poi ha chiarito, invero, che non è il momento, ma che resta comunque un'idea valida e non ce ne stupiamo, invero. Vi è una sorta di ossessione da parte, congiuntamente, come sempre, della destra finanziaria del denaro e della sinistra, del costume, la destra bluette e la sinistra fucsia. C'è un'ossessione, dicevo, per la patrimoniale, perché la patrimoniale è lo strumento ideale, l'abbiamo già capito, per martoriare, come se già martoriati non fossero a sufficienza, i ceti medi e quella che un tempo si chiamava la borghesia, ma che dal 1989 è in fase di evaporazione materiale. Nel 68 iniziò l'aggressione culturale alla borghesia, alla cultura del padre, della patria, della religione. Nell'89 principiò poi direttamente l'aggressione materiale, e la patrimoniale rappresenta appieno uno strumento di ulteriore aggressione, perché la patrimoniale ovviamente non va a colpire le ricchezze in generale. Le elite plutocratiche, gli ammiragli della finanza e del big tech, dell'e-commerce, sono sempre fuori rispetto a queste manovre, deve essere chiaro, perché la lotta di classe dall'alto, come la chiamava Gallino, prevede che l'oligarchia finanziaria colpisca chi sta in basso, e la patrimoniale è una delle tante forme con cui, presto o tardi, verranno ancor più colpiti i ceti medi borghesi in fase di dissoluzione. Anzi, la patrimoniale sarà uno strumento decisivo per affossarli in via definitiva. Quindi non ce ne stupiamo e, come sempre, destra del denaro finanziario e sinistra fucsia del costume procedono congiuntamente. La deregulation economica di destra si incontra perfettamente con la deregulation antropologica di sinistra.